Ma guarda che spettacolo, una robina come questa, una mini stampantina termica che permette di stampare fotografia, banner, etichette e si trova intorno ai 20 euro circa. Io solitamente non porto recensioni di prodotti sul mio canale, ma in questo caso, visto che l'ho provata per te, voglio consigliarti un articolo come questo. Io l'ho preso proprio per curiosità e per andare a stampare delle etichette, ma con meno di 20 euro, praticamente intorno ai 20 euro in base ai pack che ci sono a disposizione, ti permette di stampare veramente di tutto. È una stampante termica, quindi non utilizza inchiostro, utilizza semplicemente della carta, un po' la carta come quella degli scontrini direttamente fiscali, ma è con possibilità di utilizzare carte colorate di vari tipi e anche carte adesive, e appunto ti permette di stampare tutto, compreso le fotografie, chiaramente in bianco e nero, perché il suo funzionamento è quello di andare a bruciare, andare ad annerire le parti della carta, andando così appunto a creare l'immagine. Inchiostro infinito in questo caso, non c'è nessuna cartuccia perché il funzionamento è proprio fatto in questo modo, e può essere utile da tenere in tutte le case, anche per stampare qualsiasi cosa, barattoli, marmellate, etichette, da tenere sempre a disposizione. Prima però di iniziare ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche. Per te è molto semplice, ma per me molto importante per andare a creare nuovi contenuti. Questa è la stampante che ho preso io, che sto utilizzando. Ci sono di tutti i tipi di marche, cambia il nome, cambia il colore, cambia magari il kit in base a quello che contiene come tipo di carta. Come ti dicevo, qui all'interno si può sostituire la carta, si collega poi, c'è il pulsante dell'accensione, si collega poi in Bluetooth con lo smartphone, e proprio adesso sposto un attimo questa e con lo smartphone, come puoi notare, siamo entrati nell'applicazione Tiny Print, l'applicazione che permette di andare a fare le varie cose, e come puoi notare possiamo andare a fare una foto normale, quindi stampa fotografica. Io posso fare uno scatto, adesso sto facendo lo scatto dello scatto, in pratica lo scatto della macchina. Vado a fare stampa e come puoi notare vado a vedere l'anteprima di stampa e fa capire quanto è lunga la carta, quindi 8 cm circa. Posso decidere se farla HD o alta velocità, in questo caso faccio questa. Si connette in Bluetooth col dispositivo qualche istante e come puoi notare sta uscendo già la stampa di quello che abbiamo creato, ovvero la stampa della stessa stampante. Chiaramente non si tratta di qualità fotografica per quanto riguarda le realizzazioni, ma è comunque interessante, insomma, per un utilizzo normale, diciamo, questo avviene più per etichette alto, ma anche le foto, come vedi, in bianco e nero vengono non male, insomma, dipende poi dal tipo di foto, dal contrasto che abbiamo, da tante cose. Adesso però andiamo a vedere altre modalità, perché chiaramente oltre alle stampe fotografiche normali abbiamo la possibilità di fare una modalità grafica, quindi inserire del testo che vogliamo, quindi qualsiasi tipo di testo con un font qualsiasi da definire. Posso mettere appunto prova, posso muovere come voglio, posso andare a inserire poi dei bordini, posso mettere immagini, ecco, no, è tutto personalizzabile, chiaramente inserendo anche le immagini, inserendo tutto quello che serve, e con anche delle cose già pronte, dei preset che sono già presenti qua. Ma voglio farti vedere le altre modalità. Qui ci sono dei toolbox IA con ritratti, permettono di modificare le immagini per andare a cambiare un'immagine già presente o andare a pitturare e disegnare direttamente sullo smartphone. Come puoi notare, qui va a un'immagine per prendere un'immagine e disegnare il contorno per facilitare il disegno dei graffiti, oppure questa possibilità di pittura creativa. Abbiamo un esempio normale, creazione libera, una creazione IA per avere da uno nostro disegno, da una bozza, una creazione più completa, un disegno più completo, insomma, questi tutti strumenti interessanti. Qui sotto abbiamo stampa documenti per andare a stampare anche dei PDF. Infatti mi chiede poi di andare a prendere sullo smartphone i vari PDF che posso andare a prendere e stampare, solo che è chiaro, un PDF viene poi stampato piccolino. Una delle cose più utili è stampa di etichette, ci sono già delle etichette già pronte, così già questo, vedi, fragola. Adesso andiamo a fare per esempio questa, ma possiamo modificarla e decidere la dimensione del nostro testo e cambiare chiaramente il nostro testo all'interno, metterci qualsiasi cosa, metterci confettura, proprio per fare un esempio, ecco fatto, e andare a cambiare pure le dimensioni del testo se serve. Faccio stampa, anche qui l'etichetta è pronta, e la vado a stampare in un secondo, ecco fatto. Chiaramente su carta adesiva questa è ancora più comoda, perché la posso poi andare a prendere, staccare l'adesivo che c'è dietro e andare a appiccicare dove voglio su qualsiasi oggetto. Quindi anche qua utilissimo. Ci sono poi tutti gli attrezzi per farsi
disegni di matematica e appunti vari da portare poi in, a scuola durante le varie cose, se uno vuole, chiaramente qui attenzione a quello che si fa, però c'è questa possibilità, note lesive, come puoi notare elenco delle cose da fare, ci sono già delle liste, praticamente dei template per fare una to-do list con le cose da fare da poter poi stampare, e banner, è quello che abbiamo visto anche prima, il banner, se devo fare una scritta un po' lunga, metto ad esempio anche questa e faccio prova, il banner è un po' appunto lungo in base alla dimensione che faccio, posso decidere così di farlo questa lunghezza e vado a stampare questa striscia in pratica lunga, eccola qua, per fare un banner che può essere lungo anche parecchio in base al testo che andiamo poi a creare. Quindi ecco fatto la nostra prova e il nostro testo è già pronto. Quindi la qualità è comunque molto buona, quando abbiamo solamente dei caratteri, dei font normali, abbiamo sicuramente una qualità di stampa valida, ecco, col nero e coi caratteri semplici rispetto a quello che possono essere le foto. Poi abbiamo stampa di pagine web, estrazione del testo, e qui abbiamo anche per esempio tutti i vari materiali, andiamo a prendere questo esempio, piazza, penso che siano le creazioni stampate fatte da altri che utilizzano l'applicazione, e tutti questi materiali già pronti che possiamo usare per andare a personalizzare poi le nostre creazioni, inserendo tutti i materiali, forme, anche per i bambini questo può essere molto interessante, i bambini si divertono un sacco con questa stampante, bisogna dargli in mano un po' il telefono purtroppo se vogliamo fare la creazione, però insomma alla fine loro si divertono a mettere l'immagine, metterle scritta e poi mettere tutte le cose e andarle poi a colorare direttamente, le possiamo stampare, far colorare dai bambini e poi su Cartesia magari andarle a appiccicare dove serve. Guarda anche questa, che carina. Questa può essere davvero interessante anche proprio per i ragazzi, per poterci giocare. Quindi insomma, tante possibilità, come ti dicevo, dalla stampa fotografica alla stampa di materiali, per un utilizzo che può servire davvero tanto. Si ricarica con cavo USB di tipo C. Io finora l'ho utilizzata parecchio, già circa da un mese, e siamo la carica comincia a essere un po' scarsa, ma non l'ho mai ricaricata praticamente dall'utilizzo, dall'inizio, da quando l'ho presa forse una volta all'inizio e poi stop, quindi comunque la carica dura tantissimo, è portatile, comodissima, e quindi assolutamente posso andare a cambiare, come dicevamo, i vari nastri che possono essere all'interno con i vari colori o con quelli adesivi. Consigliatissima davvero, è uno di quegli oggettini che per me vale la pena tenere perché costano veramente poco e possono fare tanto. Bene, ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella. Se vuoi vedere più recensioni anche di prodotti, ne porto poche come ti dicevo, ma se ti può interessare fammelo sapere nei commenti e così andrò a recensire un po' le cose migliori che vado a provare poi come prove mie durante l'anno per portare anche qui sul canale. Un saluto da Matteo, ciao!